Ciao a tutti! Oggi cucineremo insieme le crepe alla quinoa. Allora, intanto ho aggiunto 120 g di farina di quinoa e poi 200 ml di latte vegetale, potete scegliere voi quale preferite. Un pizzico di sale e qui dipende da voi. Io ho fatto vedere queste crepe aggiungendo un po' di zucchero di canna. Potete mettere anche il miele, il succo d'acero, dipende da voi. Poi ho aggiunto un cucchiaino di lievito per dolci. Mescoliamo tutto e questo è l'impasto per la nostra crepe. Vado ad ungere la nostra piastra con uno scottex imbevuto di olio e poi basta mettere il nostro impasto a scaldare. Queste sono delle crepe che potete fare anche salate, appunto perché il fatto del dolcificante non è una cosa obbligatoria, è facoltativa. Quindi se le volete più dolci, aggiungete un dolcificante a vostra scelta, oppure se non aggiungete niente, potete anche farcirle con degli ingredienti salati. Comunque queste crepe sono particolarmente proteiche perché la farina di quinoa ha quasi 15 grammi di proteine su 100 grammi. Quindi queste qui è una porzione per due persone, nel senso che vi verranno fuori circa 6 crepe piccoline, le vedete che sono appunto piccoline e di solito le mangiamo io e il mio ragazzo in due. Poi sono andata a farcirla con la marmellata di mirtilli dell'arigone di Asiago, che è una di quelle che non usano gli zuccheri aggiunti, quindi usano lo zucchero della frutta, il succo di limone o il succo d'uva per dolcificare. Sono andata ad aggiungere i semi di canapa. Mentre per il mio ragazzo ho preparato la crepe con il burro d'arachidi, anche questo ce ne sono di vari tipi, cercate di prendere quelli sempre senza zuccheri o oli di palma o altro. E dopo una crepe che ci piace molto fare, che è molto calorica e dipende appunto, cioè per la mattina secondo me è adatta perché ti dà la carica giusta, è fare sia burro d'arachidi che marmellata. Poi sono andata ad aggiungere dei semi di chia. Sempre, fanno sempre bene. E la nostra crepe bicolore è pronta. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!